grande successo di Luigi Mennella qui a Torre del Greco, il centro-sinistra torna a governare. Siamo felici perché oggi vince la città. Siamo felici perché basta guardarsi attorno per vedere che cos'è il popolo torrese, tante donne, tanti uomini, tanti giovani, tante giovanissime che hanno voluto rendersi protagoniste in questa bella avventura che per noi è cominciata 10 mesi fa, il 29 luglio per la precisione del 2022. Ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato, abbiamo perseverato. Devo dire che questa bellissima vittoria cade esattamente nel periodo del centenario della nascita di Don Milani, la cui frase più celebre è "I care", me ne occupo, mi prendo cura. Ecco, da stasera ci sarà un governo della città, un sindaco, Luigi Mennella, la sua squadra di consiglieri comunali che bandiranno il menefrego di questi anni e lasceranno finalmente il posto all'Iker, me ne occupo. E come diceva Don Milani, va bene, dove c'è la fatica, va bene, c'è la speranza. Noi di fatica ne abbiamo messa tanta, l'abbiamo sentita sulle spalle, nelle gambe, ma la speranza l'abbiamo portata sempre nel cuore. E questo bellissimo spettacolo di questa gente di stasera ci gratifica ed è la vittoria più bella. Questa vittoria dimostra che quando un candidato ama la sua città la gente lo percepisce. Complimenti a Luigi, complimenti a Torre del Greco che ha scelto bene. Sono sicuro che grazie a Luigi Mennella Torre del Greco raggiungerà i traguardi che merita. Una città straordinaria, adesso con un'amministrazione straordinaria. Adesso è tempo dunque di sinergie istituzionali. Torre del Greco deve diventare un hub che dal mare porterà i turisti ad Ercolano. Torre del Greco e Ercolano devono costruire insieme e crescere insieme.